Ciao, Io sono Francesca. Ciao. Sono qua per spiegarvi cos'è Levante e soprattutto cosa ci facciamo chiusi in questa stanza. Allora, prima di iniziare, vi chiedo di mettervi questi sulle vostre, sono questi, ok? Sulle vostre maglie per ricordare a tutti i vostri nomi, quindi Miscia, Lucia e Juliana. Va bene anche lì, perfetto. Avete deciso di realizzare questo film e parlandone mi sono state fatte alcune domande, quindi adesso voi dovrete rispondere ovviamente a queste domande per far conoscere a tutti chi siete e qual è il vostro progetto. La prima domanda, panico, la prima domanda la faccio io ed è un test. Quindi se superate il test andiamo avanti con l'intervista, altrimenti niente, andiamo a casa. Dovete riassumere la storia di Levante in 15 secondi, senza spoiler. Al mio via. Via! Allora, c'è un uomo che si sveglia in una stanza buia e non sa cosa sta succedendo. Sembra che ha un'amnesia totale perché non si ricorda niente. Mano a mano che vanno avanti le cose, scopre di essere sposato, però nella sua mente c'è l'immagine di questa donna che non sa chi è. E che cosa succederà a questo uomo quando ritorna alla memoria? Brava, ce l'ho fatta, entro i 15 secondi. Qua ci sono delle domande che mi sono state fatte parlando di questo film, quindi adesso io pescherò a caso e voi dovrete rispondere. Dove e quando girerete il film? La Ah, vabbè, questo è semplice. sai? Sì, Forse. forse me la ricordo. Allora, in realtà si pensava di girare, di partire a dicembre, probabilmente per tutto l'inverno. E maggior parte delle scene saranno girate a Firenze. Va bene come la Va risposta? bene, è Ok. abbastanza chiara, ok? Perché avete scelto il crowdfunding? Non mi state ascoltando. Perché avete scelto il crowdfunding e quanto è il budget che avete stimato? Credo è la domanda. Sì, è la mia. Allora, abbiamo scelto il crowdfunding perché volevamo fare un film completamente indipendente e penso che per entrambi era molto importante avere Libertà. completa libertà espressiva. Sì. E probabilmente una casa di produzione ci avrebbe tolto questo. Abbiamo chiesto 11.000 euro, che sono pochi, perché la maggior parte delle persone che lavoreranno con noi lavoreranno gratis, però sono soldi che ci serviranno per i giorni sul set e vari imprevisti e cerchiamo di fare tutto un po' al limite, perché come dice Misha. Va fatto con la passione e non con i soldi. Questa se l'era preparata, ve lo dico io. Come avete scelto il cast e la troupe? Il cast abbiamo scelto mentre si scriveva la storia, cioè avevamo in mente le persone che dovevano fare delle parti, però i nomi li abbiamo messi soltanto alla fine, quando abbiamo finito di scrivere la sceneggiatura, anche se ogni personaggio era legato a un certo attore. E la troupe invece, boh, credo che li abbiamo convinti con la nostra sceneggiatura. O è stata corrotta l'altro? Cioè, sono pochi, ma sono davvero professionisti. E invece, perché avete deciso di raccontare proprio questa storia? In realtà è stata la storia a scegliere noi. Eravamo una sera con Giuliana a prendere una birra e mi ha detto, perché non scriviamo un film? Ci ho pensato un secondo sopra e le ho risposto, c'è una donna sul ponte e sembra che sta per suicidarsi. Era così, vero? Sì, e da lì è partito tutto in maniera molto libera, tra una chiacchiera e un'altra. E una birra e un'altra, E una birra soprattutto. e Questa domanda invece è per Alessandro. Ok, lui è Alessandro. Ciao Alessandro. Alessandro, perché hai deciso di partecipare a questo progetto? Miscio mi ha parlato di questo progetto e devo dire, da quando mi ha raccontato la prima idea, sono stato convinto e secondo me questo progetto funziona e io credo anche in questi ragazzi. Non lo abbiamo pagato, Ancora. eh? Quali sono i vostri ruoli all'interno del progetto? Allora, io e lei siamo sceneggiatori, Registi, registi e protagonisti anche attori protagonisti. e tutto Vabbè, io me quello. ne No, vado. la mia ambizione è un po' più bassa. Faccio l'attrice Protagonista. insieme a loro, sì.
Quindi abbiamo qua davanti a noi, oltre ai creatori di tutta questa storia, anche i tre attori protagonisti, giusto? Perfetto. Come descrivereste Levante in una parola? Incontrollabile. Io direi intrigante. Liberatorio. Mazza. Ultima domanda. Basta? Quante ne vuoi fare? Cosa vi aspettate dall'uscita del film? Cosa ti aspetti? Vai, dimmi. Che sia un progetto degno di essere portato in tutto il mondo. Te invece? Io mi aspetto che questo film ci apra le porte per il mondo del cinema e che ci dia la possibilità di farne un vero e proprio lavoro. Una Porsche bianca. In realtà una soddisfazione personale. È la Porsche. Ragazzi, abbiamo finito le domande, quindi vi abbiamo presentato Miscia, saluta, Giuliana, Lucia, Ale. Io sono Francesca, Ale fai un cenno. Perché hai deciso mano. Di fare questo progetto? Perché ho perché sì. Mi hai corrotto con una birra e lo sanno tutti che mi piace la birra. No, non è vero. No, allora io vorrei dire una cosa. Ed è che questi ragazzi sono veramente in gamba, tantissimo, io li conosco, ho avuto il piacere già di lavorare con loro. Sono straforti e se io potessi finanziare il loro film l'avrei già fatto, solo che non posso da sola. Quindi vi chiedo veramente di aiutare questi ragazzi perché penso sinceramente che possano essere il futuro del cinema italiano e non solo. E poi sono tutti molto belli, simpatici, lui ha capelli fighi, quindi mi raccomando ragazzi, non buttate via questa possibilità. Vogliamo salutare? Ma dove vi possono seguire? Su Instagram. Instagram Levante The Film. Ok, seguite. È facile. Levante The Film passerà in sovrimpressione, vero? Perfetto. Wow. Quindi seguite la loro pagina Instagram, ci saranno tutti gli aggiornamenti sullo sviluppo del film, sul crowdfunding, su quando uscirà in sala e noi vi aspettiamo al cinema. Tutti i cinema del mondo. Ciao ragazzi.